che freddo boia stanotte? C'era un vento gelido tutto dalla mia parte, anche il pranzo era freddo. La carne tritata nella minestra, sapeva di pinguino. Mi ha suonato! Ho vinto la scommessa! Hai suonato tu, Beatrice? Te l'avevo detto di non scommettere. Appena suono, arriva. Hai suonato tu, e te pareva. Oh, è sempre appiccicata quel campanello. Infatti... Allora, allora, che mettiamo il libro! Porca miseria! M'ha massacrato! Io non me lo sento più! Ma, dottore, qualche acciacco mi sembra che ce l'hanno, però in linea di massima tutto bene. Ah, molto bene, ciò mi rende particolarmente felice. E a voi? Non lo vede? A me per la contentezza mi viene da ridere. E lei, signora Genziana? Signorina! E comunque non lo vede? Non sto più nella pelle. Beh, cos'è tutta questa acidità oggi, eh? Poi non ci scandalizziamo se sei rimasta zitella, eh? Professore, no, zitella, signorina! Sì, va bene, abbiamo capito, e non è mica il caso di puntualizzare il suo stato civile. E non siamo mica ufficiali dell'anagrafe noi. Su, su, vando alle ciante, su, sdraiatevi sul letto che ora vi visito. Avete fatto aria? E là là, transaminasi di rubina che... di avere il consulto mensile dell'esimio professor Angelo della Morte. Angelo della Morte. E voi due siete scontenti. Cosa ti devo dire? Sarà come dici tu, ma quando passa Angelo della Morte, io mi sento tanto come un agnello in tempo di Pasqua. Pensi che sia leggermente incazzata? Chi? Ma come chi? Mia mamma! Tua sorella Beatrice! Sì, forse, sai, non so cosa dirti. Lei si aspettava una piacevole parentesi di 15 giorni. Ha avuto un soggiorno forzato di 4 anni. Forse leggermente incazzata lo è. L'avevo detto io, l'avevo detto che non era una buona idea quella di venire qua. Ma la vostra presenza oggi qui era proprio indispensabile. Dovevo venirci da sola? Dille che siamo arrivati. Va bene, allora su, sbrighiamoci, dai. Guarda, lasciami stare che oggi non mi sento proprio bene per niente. E ci credo col volo che hai fatto la settimana scorsa. Cosa accusa? Io non accuso nessuno. Ma no, che accusa significa quali sintomi avverte? Ho ancora un po' di nausea. Beh, ma questo apre un quadro clinico chiarissimo! Sì, professore! Ma certamente tanti, tanti auguri! A che mese è di gravidanza? Forza, forza, che facciamo? Un bel taglio cesareo che parte dalla pancia, gira tutto intorno alla schiena per andarsi poi a ricongiungere qua. Professore, permette? No, mi lasci finire. Si ricongiunge qua, al punto di partenza, e da qui sfettucciate verso l'alto, verso il basso, per creare i famosi nebbi a V. Sì, a V di vaffanculo. Che a meno di grosse sorprese dovrebbe essere quantomeno in menopausa. E con questo menopausa etimologicamente, letteralmente parlando, significa più attività, quindi maggiore l'attività sessuale e maggiore il rischio di gravidanza. Il soggetto in menopausa tende tra l'altro all'affaticamento generale e corre il rischio di scompensi cardiaci. È per questo che dopo anni di menopausa si consiglia il riposo eterno.
capire. Lei improvvisamente si è sentita male e altrettanto improvvisamente poi è guarita. Sì, professore, ma era per finta. Ah, una finta guarigione. No, una finta malattia. Beh, ma le due cose si equivalgono. Una finta malattia porta automaticamente alla finta guarigione, ma il suo quadro clinico mi è ben preciso. Malattia immaginaria. Scusi, le posso spiegare com'è andata? Certo, l'ascolto. Allora, io ho coperto Beatrice. Cosa? Ho coperto Beatrice. Ma questo cambia radicalmente la sua situazione. Bisessualità. Conversazione. Ma non coperta. Coperta in quel senso lì. Quindi è stata una pura fantasia sessuale. Professore, coperta nel senso di aiutata. Ho aiutato Beatrice. Quindi il dolore dipende da un disturbo da sforzo. Beh, ma se lei è estetica, possiamo vedere aiutarlo. Un bel clister di aglio e soda. Due dosi di aglio e una di soda. Ma mi sta ascoltando? Sì. Io ho fatto finta di sentirmi male perché me l'ha chiesto Beatrice. Ha capito adesso? Ha capito benissimo. Sudditanza masochista omosessuale. Che perugia, a me piacciono gli uomini. Cannibalismo latente! Guardi che a me piacciono crudi, mica cotti! Addirittura! Rara malattia di cannibalismo tribale! Adesso, sinceramente, parlando con tutto rispetto, stanno cominciando a girarmi, eh? Questo rientra in un quadro clinico di un'orchide senile! Io non ho più parole! Questo invece è quello di mutismo congenito. La sua situazione è veramente, veramente strana. Ma lei è da molto tempo che pensa di stare bene. Pure licantropa! Tutti, che nessuno si muova. Il palazzo è circondato. Oh mamma mia, la polizia! Siamo qui! Grazie alle nostre intercettazioni perfette e tempestive, giusto in tempo, perfette e tempestive. Perfette e tempestive. Ma scusi, chi sarebbe il criminale? I criminali. I criminali. Santino, porta dentro i criminali, forza. Allora, Vincenzo Barzini, detto il professore, in arte angelo della morte. E Luigi Trani, detto Gentilezza, in arte Lino Arcutizza. Sono qui per arrestarvi e denunciarvi per millantato credito, truffa, illecito, illecita attività e usurpazione di titolo. E aggiungici anche sevizie e crimini contro l'umanità.